Bentrovati come sempre nel mio salotto estivo, siamo qui ai bordi della piscina del complesso turistico Averno Damiani e oggi parleremo di arte e ho il piacere di avere con me in questo magnifico posto due grandi artisti. Comincio dal maestro, il maestro Giancarlo Spina che pensate viene dall'estero, viene da Nizza e un suo allievo altrettanto bravo Pasquale Caraviello. Allora, oggi parliamo di arte, il maestro pensate è un putiolano che ha valicato i confini, poi lo conosceremo durante il corso della nostra intervista e ormai è trapiantato là, però poi è tornato qua e oggi mi dà l'onore con grandi emozioni, poi parleremo anche di questo, mi dà il piacere di essere qui nel mio salotto per parlare della sua arte e dei suoi quadri. Allora, lei nasce come decoratore, come scenografo, alla fine fa questo passaggio e inizia una carriera che poi vedremo è costellata di successi, di riconoscimenti, di recensioni. Ma cominciamo dall'inizio, quindi. Come è nata questa passione, questo passaggio? La mia passione è nata facendo la scenografia e creando delle decorazioni in una chiesa. La mia prima opera che ho decorato in una cappella, una mia opera. E di là ho sviluppato ancora di più la passione, passando dalla decorazione al movimento e alla plasticità di ogni opera che io andavo a realizzare. Invece Pasquale come è iniziato? Ma diciamo che la passione per l'arte mi è stata trasmessa da mio padre, e che era secondo mio parere un grande pittore per diletto, e purtroppo dopo la sua morte mi sono catapultato nella pittura proprio per in un certo qual modo trovare un sollievo da questo grandissimo, diciamo, questo motivo di sofferenza. Ed oggi... E quindi sei qui. E invece poi questo incontro con il maestro come è avvenuto? L'incontro con il maestro è stato un incontro fortuito, fortunatissimo, ed è avvenuto il giorno prima del mio compleanno, il 26 agosto. E io per puro caso mi sono trovato ad andare su un lido a Pozzuoli, dove ho incontrato un amico e mi disse: guarda Pasquale, sai chi c'è il maestro Spina da Nizza, perché non gli sottoponi i tuoi lavori? E fu anche divertente perché glieli sottoposi e lui, diciamo, commentò negativamente, tranne quando poi vide uno dei lavori. Severo. E si fermò e disse: questo è bellissimo. Quindi era veramente un riconoscimento, se aveva disprezzato gli altri, quello lì veramente gli piaceva. Fu vero, sì, fu molto sincero. E diciamo che non era veramente un disprezzo, era una critica costruttiva. Un momento di un passaggio, di vedere questa persona che io non conoscevo, che entrava nella mia vita in quel momento, e attraverso quel movimento di quel tableau io ho capito quello che lui veramente aveva dentro e quello che lui veramente in futuro tirerà ancora fuori, perché lui è un grandissimo talento. E io veramente ne sono fiero di averlo conosciuto, sono fiero di essere suo professore e lo seguirò per sempre. E altri allievi pure anche a Nizza. Sì, ancora altre persone, altri allievi che io curo a Nizza, che fa, diciamo che i miei dalle 2 alle 4 insegno tecnica pittorica. Questa energia del colore, lo spessore, la parte materica, è quello che mi appassionava, esplorare questo mondo, andarci dentro, proprio come a dire fammi vedere cosa c'è, lo spessore, il profumo del colore, è una cosa meravigliosa, maestro, perché il colore è vita, no? Quanto, ecco, nella valutazione di un artista, quanto per lei conta anche l'aspetto umano, cioè l'uomo che è dentro l'artista, perché penso che in Pasquale hai visto anche questo. No, Pasquale ha una sensibilità. Ci diamo del tu? Sì, assolutamente sì. Signori, io do il tuo al maestro Spina. Assolutamente sì, come no. Con grande Pasquale piacere. A te pure, però con, a grazie, grazie. Con grande piacere. No, cioè la sensibilità, non la sola la sensibilità. È che quella che poi trasporta sui suoi quadri. Lui quando dipinge, ecco, adesso andiamo un po' sul panorama artistico internazionale, lui quando dipinge il suo colore, è come se con quella grande emozione lui dipinge la sua anima. Io quando lo vedo dipingere, quando lo osservo nei suoi movimenti, io ricordo un po' quello che io ero da giovane. E per cui questo modo così sensibile,
così che lui mette tutto l'entusiasmo, tutto l'amore, la passione, ed è questo che me l'ha fatto entrare nel cuore. E io veramente sono orgoglioso di averlo conosciuto, e veramente diventerà, lo è, e diventerà un grandissimo artista. Allora passiamo un po' adesso del vostro stile, del vostro genere. Oddio, mi permetto a dire, per arrivare a me ci vuole un po', però diciamo. Un po' di anni, un po' di esperienza. Allora, la tua pittura è definita futurista, surrealista, ecco, sì. Diciamo un po' le caratteristiche, perché non tutti sanno perché è definita così. Sì, questo titolo mi è stato dato quando io per la prima volta ho esposto al Consolato Generale d'Italia a Nizza. È venuto un critico dal Louvre, e vedendo questa mia pittura, queste forme ronde, tutte donne, perché poi nella mia pittura ci sono sempre donne, perché io amo la donna. La donna per me è una magia, è un dono che ha creato il Signore, per cui io riesco sempre a creare un movimento femminile, un'immagine, un tratto, un qualcosa che va al di là della tela, un aspetto umano della donna nella globalizzazione totale dell'immagine. Bene, invece la pittura di Pasquale è una pittura espressionista, vero? Come il maestro la definisce così. Il maestro dice così. E in che cosa è diversa poi da quella del maestro? È diversa perché, va bene, innanzitutto c'è l'aspetto personale più intimo dell'artista. E nello specifico voglio, ecco, contestualizzare, nel senso che per me l'espressionismo non è altro che la capacità e la volontà dell'artista di imprimere su tela ciò che ha dentro, le proprie emozioni, le proprie sofferenze, le proprie paure, le proprie gioie, ed è per questo che secondo me non c'è arte migliore della pittura, a mio parere, per esprimere queste sensazioni. L'espressionismo, a mio avviso, il mio espressionismo, mi permetto di definirlo così, è un espressionismo libero, quasi anarchico, perché io utilizzo la forza del colore, solo la forza del colore, per esprimere le mie emozioni. Quindi quasi una totale assenza di forme predefinite, e gioco soltanto su quello che è poi il mio motto, ovvero io dipingo il mio colore. Cioè, nel senso che io imposto la tela e poi chiudo gli occhi, mi rilasso e solo con il colore riesco a esprimere, ecco, ciò che magari non riesco a parole. Ho capito. E sere fa c'è stata la premiazione finale di un torneo di tennis che si era tenuto qua, e è stato estratto appunto a sorte, è stato donato un quadro proprio tuo, sì, che rappresentava Rione Terra di Pozzuoli, sì, Pozzuoli, vero? Antica, sì. E con dei colori bellissimi, sì, di azzurro, veramente bello. Allora, il tuo maestro è il maestro Spina, ma i maestri del maestro quali sono stati? I maestri miei sono stati persone che mi hanno dato, oltre a maestri di vita, sono stati personaggi di spessore nel mondo artistico internazionale, parlando dal professor Michele Biondi da Giubbino, parlando del professor Guglielmo Ara, che diciamo che sono stati determinanti nella mia vita artistica. Poi dopo questa cosa, questi professori, ho avuto una donna meravigliosa che è stata la mia musa ispiratrice, la mia moglie per tanti anni, che mi ha lasciato nel 2010, che di là c'è stato un po' di sofferenza. Ma a quel punto io ho ripreso in mano la mia vita, perché sapevo che solo attraverso la mia arte potevo uscire da questa malinconia e da questo momento che mi ha colpito. Facevo riferimento sempre a un'immagine, perché lei è stata determinante nella mia vita artistica e nella mia vita privata. Perché volevo solo aggiungere che quando ho conosciuto Pasquale, il Caraviello, e sono andato la prima volta nel suo studio, lui dipingeva sulle piccole tele, 30-40, 20-50. Io, avendo avuto l'intuito che questo artista potesse veramente esplodere nel panorama nazionale pittorico, gli ho consigliato, gli ho imposto assolutamente di lavorare su tele di spessore maggiore, più grande. E di là lui ha incominciato veramente a creare la sua vera pittura, che poi la vediamo tutti quanti, che è esposta qui e anche su Google.
Da lì che cosa ha significato per il tuo percorso artistico? Io sono stato con Dalì a Figueras perché sono stato inserito nel premio Dalì Riviera 1996. E in questa occasione ho vinto il primo premio e tranquillamente me ne sono andato. Dopodiché il secondo giorno, quando c'è stata la cena, io ho avuto il piacere di conoscere Roger Michel Erasmi, che era lo scrittore di Salvador Dalì. E diciamo che quello che ha scritto I misteri della gara di Perpignan, La paranoia di Dalì e poi questo monumento a Dalì nella zona di Perpignan. E poi ho avuto anche un'intervista di Radio Russignol. E di là è nato un rapporto di stima, di affetto con questo grande scrittore che è durato per 10-15 anni. La tua vita è stata costellata di successi, recensioni, critiche bellissime. I giornali più importanti in questo settore hanno parlato di te, però io vorrei, quando ci siamo conosciuti, che raccontassi un episodio, cioè, forse Pasquale già lo sa, di quel momento in cui c'era un momento musicale, lo vogliamo raccontare, e tu dipingevi contemporaneamente, lo vogliamo raccontare, sì. Dove, come e quando è avvenuto? Allora, questo episodio che è rimasto diciamo dentro di me, diciamo quello che tengo stretto in un cassetto dentro di me, questo è qualcun altro, sono stato chiamato dal regista Mario Falchi, mi sono presentato, con vari personaggi dell'orchestra Sanremo, di Sanremo, abbiamo condiviso questa storia e io mi sono portato a Cervo Marina, in Piazza Dante, e il mio compito era quello di creare il sogno del musicista. La prima cosa, ho creato un tableau con un violinista e l'ho messo all'ingresso della pedana. Dopodiché siamo iniziati ad uscire e io ho creato su una t-shirt che indossava lo chef d'orchestra, ho portato la folla che era seduta in Piazza Dante su questa maglietta e ho creato questa performance multimediale in diretta davanti a un pubblico eccezionale che alla fine è stato un grandissimo successo. Una standing ovation, anche perché insieme al maestro. Alla fine c'è stato l'ultimo colpo di bacchetta e lui contemporaneamente l'ultima pennellata. Ho tirato la firma e ci siamo girati verso il pubblico. È stata una cosa bellissima. È stata una cosa veramente commovente. Che c'hai nel cuore. Bene. Ma il nostro Pasquale, sì, anche se è molto giovane, anche lui ha un passato di successi. Diciamo un po' le mostre che tu hai fatto, le critiche, diciamo, raccontiamo anche di te un po'. Allora, abbiamo partecipato a due esposizioni con premiazione, una a Genova e l'altra al Cannes Palace di Cannes con l'Art Expo Gallery, e abbiamo in programma adesso di partecipare anche alla Biennale di Venezia e a Cesenatico a giugno. Però volevo aggiungere una cosa, se è possibile. Certo. Mi chiedo scusa l'interruzione. Monte Carlo ad ottobre, perché lui verrà con me a Monte Carlo. Anche lì andrai. Che cosa volevi aggiungere? Volevo aggiungere una cosa, che il maestro è una persona simpaticissima, ma il maestro bisogna guardarlo mentre dipinge. Perché è di una teatralità, a parte che va in trance. Ed è bellissimo perché è tutto fermo, ma è bello vedere questo movimento del braccio, e dipinge anche a volte ad occhi chiusi. È una cosa meravigliosa. E allora io posso dire di aver avuto la fortuna, forse la più grande, di vederlo all'opera. Per me è una cosa meravigliosa e lo ringrazierò per sempre per quello che mi sta insegnando, anche soprattutto dal punto di vista umano e soprattutto per avermi concesso la possibilità di vederlo all'opera. Una cosa meravigliosa. Io aggiungo altre cose a quello che dice Pasquale, perché il maestro
forse adesso è riduttiva questa nostra presentazione, perché non basterebbero 10 trasmissioni per raccontare la sua vita artistica, la sua vita umana. E ci dispiace quasi che questo fiore all'occhiello putiolano sia andato via, ma i grandi artisti devono varcare i confini. Però è tornato qui, ecco, è tornato qui perché ha questa nostalgia che lui, quando sei tornato qui, che i Damiani, che sono soprattutto sì, i Damiani, per chi non lo sapesse, è un complesso, è un cognome, e lui è tanto amico dei fratelli Damiani. Sì, diciamo che un passaggio della mia infanzia in questo complesso è stato veramente emozionante. Ho ricordato la mia infanzia, ho ricordato quando studiavo al piano del ristorante, ricordo quando Enzo Memo diceva devi studiare, mi è rimasto nel cuore, ricordo il padre quando scendeva. Avvocato Damiani. Una parte della mia infanzia, veramente un ritorno emozionante, vedere Memo, vedere Enzo e poi la triste notizia di Lucio. Il presidente che non c'è più. Ci ha lasciato. Con questo mio ritorno vorrei dire solo una cosa a tutti, il popolo, a chi ci ascolta in questo momento, che ho dato tanto all'estero per 50 anni, forse anche di più. Adesso è il momento di, con grande emozione lo dico, di ritornare e di creare qualcosa di bello e lasciare un mio segno, qualcosa che rimane in questa città che io amo tanto. Questa è una città, o la odi o la ami, però quando ci ritorni non vuoi con più partire. Con tutte le sue contraddizioni, è una città che in altri posti non c'è quello che esiste in questa città. E che cos'è questa città, pur criticata, pur mazzattata? Questa città ha qualcosa che nel mondo non esiste. Mi permetto di dire che questa città ha un'anima, vero, che in altri posti non c'è. E tu stai lasciando un segno tangibile di questo tuo ritorno, perché dovete sapere che il maestro Spina sta dipingendo dei quadri, delle pareti, poi magari chi verrà ai Damiani li potrà ammirare, con questi suoi quadri bellissimi, sta trasformando molti ambienti con queste sue pitture. Io per l'occasione ho indossato un abito che somiglia un po'... Sì, diciamo a un cubismo, ecco, guardate, è un cubismo improvvisato, ecco, quindi, sì, diciamo un kitsch, forse, come quadro sì, geometrico, un po' di painting, diciamo eseguito dal maestro, diciamo un cubismo geometrico, ecco, però sai, nelle parole che tu usavi sull'importanza del colore, io mi adesso ho ricordato quando ero più ragazza, quindi più dinamica, sempre un po' casinista, molto allegra, Rosaria Nesta, il colore, era questa definizione che io allora forse non capivo, però adesso parlando con voi capisco un po' questa cosa, il colore. E allora un po' parliamo di Pasquale, sì, ancora, progetti adesso, oltre a quelli che ha detto il maestro, continuerai su questo stile, che cosa pensi? Perché i pittori attraversano anche delle fasi, che possono cambiare, no? Sì, diciamo che in realtà l'arte secondo me è anche una ricerca, e la ricerca ovviamente porta ad evolversi e per forza di cose a cambiare. In questo momento questo tipo di pittura mi fa stare bene, e attraverso questo tipo di pittura riesco ad esprimere, ecco, tutto ciò che voglio esprimere. Per adesso io continuerei su questa linea, non escludendo ovviamente una ricerca continua che con il maestro, diciamo, stiamo portando avanti, anche altre forme, altre tecniche pittoriche ed altre tecniche artistiche, tra cui tra l'altro ci vorremmo cimentare magari nella lavorazione dell'argilla e la creta. Bene. Sarebbe molto molto interessante. Bene. Sempre sfruttando il colore, però, la forza del colore. Del colore. Invece il maestro, fino a quando ti tratterrai qua? Io rimarrò qua fino a settembre. Ah, quindi faremo adesso, delle belle serate. Sì, adesso partirò il 22. Io non lo faccio. Andrò in commissione. Io lo bloccherò. Andrò in commissione a Cesenatico, ritorno, a luglio partirò per Venezia, poi ritorno ancora, partirò per Monte Carlo, poi andrò in Germania. Vedete, fitta la sua agenda, signori. Stati Uniti, pure gli Stati Uniti. E l'altro non ricordo. Stati Uniti, mi sembra.
Stati Uniti, sì. Bene, io penso siamo quasi in chiusura, io però volevo chiudere, tu prima hai citato appunto Erasmus, sì. Io l'ho definito un putiolano che è diventato poi francese per motivi artistici, io vorrei leggere appunto, proprio ho parafrasato completamente la definizione sì, sì. con cui lui ti ha definito appunto, il maestro Spina, l'arte italiana valica le Alpi e conferma il successo del maestro Spina di Michel Erasmi, che era poi lo scrittore di Dalì. Penso che io più semplicemente ho detto un putolano che è andato via, però la sintesi è questa. Comunque vorrei dire che questo nostro incontro è stato veramente bello, anche se non è. È avvenuto qualche giorno fa, intenso, pieno di emozioni, e poi la sua simpatia, la sua cultura mi ha conquistato. Grazie. Penso che potremmo fare un bel passaggio e un bel programma certo, insieme. Cioè, purtroppo non abbiamo tante cose da far vedere, però dopo il nostro cameraman farà vedere dei quadri, magari metteremo in apertura o mentre parliamo. Allora io faccio tanti auguri al nostro Pasquale, grazie. Con tutti i successi, con questo messo a fianco sempre insieme. Al maestro Spina faccio, cosa dire, i complimenti, io li posso fare, che sono una piccola, però dico soltanto che sono stata orgogliosa di grazie, averti conosciuta gentile, e di così dare una caratteristica, un tono particolare a questa mia trasmissione dedicata all'arte. La ringrazio. Grazie ancora, buongiorno grazie a voi per l'attenzione. Grazie, buongiorno a tutti, grazie. Ma come belle che sta luna si affaccia su una favre. Tu vien de mare, tu ah, vieni ci sembra carezza. Strignima sul che va su parna, ma tu te mi voglio bene. Bella pura tierna, con frida naso maraccio passare.